31 di marzo 2016 che sono affidati, quindi sono in corso di esecuzione, i lavori per la demolizione dell'ex edificio delle scuole elementari che si trovava nella frazione Ville. Edificio che ormai da 30 anni non è più adibito ad uso di scuola, ma veniva esclusivamente utilizzato come seggio elettorale, e anche quello ormai da 3-4 anni non è più utilizzabile come seggio elettorale, proprio perché appunto la struttura ormai è desueta e non è più nemmeno diciamo in sicurezza da un punto di vista, non era in sicurezza da un punto di vista statico. Oggi attualmente l'edificio è completamente demolito e si sta finendo di raccogliere le macerie per andare a smaltirle. La ditta che ha vinto il lavoro è la ditta con sede di San Casciano Val di Pesa, e si è aggiudicata l'importo di gara per 65.000 euro. Faccio presente che ci sono stati un po' di ritardi, diciamo dalla ditta 2 mesi per completare i lavori, quindi fino alla fine di giugno, però ci sono stati alcuni ritardi dovuti anche ai servizi di Enel e Telecom che erano allacciati sulla struttura. Quindi noi ci siamo, come comune, ci siamo fatti carico anche di creare dei corrugati interrati, in maniera da accelerare il lavoro sia di Telecom che di Enel, che dovevano alla fine solamente riallacciare i cavi.